Don Tonino Bello continua a vivere anche grazie alle parole messe nero su bianco che restituiscono alla comunità libri e racconti del grande sacerdote di Molfetta, lui che si poneva dal basso per comprendere meglio le debolezze e le paure degli uomini, lui che guardava negli occhi chi aveva bisogno solo di un po' di comprensione. Dall'intreccio della sua umanità, per alcuni considerata anche scomoda, nasce un nuovo lavoro scritto a più mani dal titolo Le parole di Don Tonino Bello per una politica dei volti, un libro che vuole ricordare come Don Tonino affrontava la vita quotidiana, ovvero con serenità e con la fede più profonda. Ogni cosa che si dice di Don Tonino è sempre da leggere come un dono che egli fa a ciascuno di noi, specie a chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo di persona. Penso che Don Tonino Bello oggi sarebbe più che felice, più che contento, perché egli sicuramente ha inciso anche l'aspetto sociale, l'aspetto politico, l'aspetto etimologico di questa bella parola. Una nuova testimonianza viene così lanciata a 30 anni dalla sua morte, una vera e propria pagina di storia locale che narra l'umanità di Don Tonino e della sua continua ricerca di serenità tra i santi. Un libro che interessa soprattutto il mondo della politica ed è rivolto ai politici e non solo. Un libro che è l'esito di contributi di politici che si sono messi in discussione, riascoltando le parole del vescovo di Molfetta, Ruvo Giovinazzo e Terlizzi. A noi importa che ci sia qualcuno che ci dica tu vali. Ecco, rileggere Don Tonino, sentirlo dentro, significa davvero avere l'impressione che ci sia accanto a te qualcuno che si prende cura di te e ti dica tu vali.